Recording Recording is is on. Buonasera, siamo in diretta dal laboratorio di formazione e lettura psicoanalitica e siamo al quarto appuntamento del seminario di quest'anno che ha come titolo La famiglia tra servitù, affetti ed eredità. Nel corso dei precedenti incontri abbiamo già avuto modo di descrivere un po' il laboratorio e le attività che sono in corso, ma direi che andando sul sito Casa della Psicoanalisi ciascuno può un po' prendere visione delle attività, sia quelle passate, quelle presenti e i progetti sui quali si sta lavorando. In questa fucina che è il laboratorio. Allora, prima di passare la parola a chi si occuperà dell'intervento di questa sera, due ragguagli tecnici. Teniamo il microfono silenziato perché così la registrazione non ha brusie e interferenze. Se ci sono interventi da fare, si può alzare la mano. E si potrà intervenire al termine dell'intervento di questa sera, oppure a sinistra dello schermo c'è un'icona che è la chat, possiamo scrivere i commenti al suo interno. Possiamo eventualmente anche scrivere la propria mail se qualcuno ha piacere di ricevere le informazioni, così le possiamo registrare e mettere nel nostro database per ricevere le informazioni delle attività del laboratorio. Questa sera, come ogni sera, ci aiuteranno nell'ordinamento, nello sviluppo del lavoro, Dario Russo e Lucrezia Giberti, per i tempi e per la parola, e Giorgia Boido ci leggerà al termine dell'intervento i commenti che eventualmente ci saranno sulla chat che vi dicevo alla sinistra dello schermo. Allora, io direi che possiamo cominciare con i lavori. Passo la parola a Giancarlo Gramaglia e poi a Dario Russo. Sì, allora, buonasera a ciascuno. In particolare mi fa piacere questa sera salutare Beniamino Callegari che ci terrà un po' mi pare da Costantinopoli. Un salto. Bene, sì, questo seminario è ancora agli inizi. Mi auguro che continui ad essere così articolato e con letture diverse. Mi fa piacere che possiamo anche incominciare a funzionare meglio, meglio proprio come. Stiamo imparando a capire come si fa a registrare, come si fa a gestire, perché dopo 30 anni di un certo tipo di lavoro, vabbè, insomma, ma secondo me stiamo migliorando, quindi non è poi così male il tutto. Vedremo come sarà da fare. E niente, quindi darei la parola a Russo così possiamo avviare le cose. Poi entriamo poi nel merito dopo della. Bene, io vi presento Beniamino Callegari, docente di sociologia economica. Il titolo del suo intervento di questa sera sarà Sociologia in famiglia. Chi è Beniamino Callegari? È autore di testi e articoli pubblicati in riviste internazionali. Ha partecipato come relatore in convegni in Sud America, Corea ed Europa.
Dopo essersi laureato prima in sociologia e poi in analisi e valutazione dei sistemi complessi all'Università di Torino, Beniamino Callegari ha lavorato come analista per la Fondazione Adriano Olivetti in Italia e per la Sørlandet, scusate la pronuncia, comunque in Norvegia, in progetti dedicati allo sviluppo locale. In seguito ha conseguito un dottorato, sempre in Norvegia, alla Norwegian Business School di Oslo, in teoria dell'innovazione, con una tesi sulla teoria schumpeteriana. Attualmente lavora come docente e ricercatore a Oslo. Quindi a questo punto lascerei la parola al dottor Beniamino Callegari. Sì, grazie mille. Mi sentite bene? Sì. Sì, io sono stazionato a Oslo normalmente, adesso sono temporaneamente sfruttando la possibilità della didattica a distanza, dove siamo un po' costretti, sono appunto a Istanbul, come è stato detto, quindi sono 2 ore nel futuro, ma cercherò di non addormentarmi durante l'intervento, quantomeno. Dunque, l'intervento di stasera, il tema è molto ampio. Mi è stato chiesto di concentrarmi sugli aspetti sociologici, in quanto, come ben sapete, qui abbiamo e avremo anche molti altri interventi molto diversi che valuteranno la famiglia da prospettive e da discipline molto diverse. E io cercherò di fare un excursus storico, quindi della famiglia come primo modello di organizzazione sociale e primo e unico modello di organizzazione sociale originariamente. Poi la famiglia come modello di organizzazione sociale avversato dal progetto della modernità e in ultimo la famiglia oggi. Quindi 3 fasi cercherò di coprire, sperando di avere il tempo di coprire tutte e 3. Dunque, cominciamo dall'inizio. La famiglia, dal punto di vista sociologico, la famiglia è il modello di organizzazione sociale per antonomasia. Nel senso che per moltissimo tempo l'intera organizzazione sociale è stata basata sulla famiglia, tanto che non esisteva società al di fuori della famiglia stessa. Quindi la famiglia era la società e la società era la famiglia. Ora, dal punto di vista sociologico, la famiglia è interessante perché è basata sul rapporto disuguale. Questo è il concetto fondamentale su cui cercherò di basare la maggior parte di questo intervento. Ovvero, all'interno della famiglia non esistono rapporti uno uguale all'altro, sono tutti rapporti qualitativamente diversi, basati su un prima e un dopo e su una essenza dell'individuo coinvolto. Quindi il rapporto tra il padre e il figlio è diverso dal rapporto tra il padre e la madre, che è diverso dal rapporto tra il fratello e la sorella, e così via. Ma questo elemento è infinitamente scalabile perché anche il rapporto tra fratelli e sorelle cambia a seconda del primogenito, secondogenito, terzogenito e così via. E ovviamente si può continuare a scalare tra cugini, zii, eccetera, eccetera. Sono tutti rapporti diversi e rapporti disuguali, nel senso rapporti diretti, in cui esiste qualcuno che sta in alto e qualcuno che sta in basso da un certo punto di vista. Quindi c'è un elemento gerarchico nella famiglia. Però non è un elemento, come dire, non è possibile mettere tutto quanto in una sola linea, no? È multidimensionale, quindi è una gerarchia complessa. E infatti, questo è un elemento che a volte sfugge, a volte richiede molte spiegazioni, in quanto poi la famiglia, come è stata organizzata nella storia, ma anche nei diversi luoghi, nelle diverse società, è stata organizzata in maniera estremamente diversa, sempre attraverso rapporti disuguali, ma il contenuto specifico di questi rapporti cambia a seconda del contesto. Quindi esistono le famiglie che possiamo definire patriarcali, come esistono le famiglie, i modelli familiari che possiamo definire matriarcali. Tuttavia, la differenza qui è che non è così netta questa distinzione. Infatti, tra i modelli patriarcali ci sono tantissime distinzioni. Perché? Perché il fatto che il padre famiglia sabbia, per esempio, sia capo della gerarchia per quanto riguarda un certo tipo di decisioni, non vuol dire che sia capo della gerarchia per quanto riguarda altre decisioni. Generalmente le decisioni sono complesse, sono diverse e a diverse decisioni corrispondono diversi decisori e il ruolo delle persone nella famiglia cambia. Quindi questi rapporti sì, sono gerarchici, ma sono anche complessi, soprattutto sono disuguali e sono anche dati. Nel senso che uno nasce nella famiglia e non sceglie la famiglia nella quale nasce e i rapporti con il resto della sua famiglia sono dati, uno li riceve, li deve apprendere
e deve partecipare alla famiglia e deve comprendere proprio il ruolo della famiglia ed essere in grado di riprodurre uno specifico ruolo nella famiglia. L'aspetto della volontarietà è assente. Uno non può scegliere i propri genitori, ma non può scegliere neanche i propri parenti, quasi tutti i propri parenti. Non può scegliere i propri fratelli, le proprie sorelle e così via. Deve accettarle, deve imparare il proprio ruolo, no? Il momento e lo spazio della volontarietà è sempre al di fuori della famiglia. Questo è mantenuto nelle storie, soprattutto per esempio nelle fiabe, in cui è molto comune che, per esempio, il figlio minore, no? L'ultimo genito, quindi il figlio che ha meno possibilità nella famiglia, quindi il figlio che ricopre, diciamo, l'ultimo grado di questa gerarchia familiare, no? Lascia la famiglia e si avventura, no? Verso l'esterno. E lì, nel mondo esterno della famiglia, c'è la libertà e la possibilità per questa persona di realizzarsi in maniere che non gli sarebbero state consentite rimanendo nella famiglia, no? Questo è la tipica base, il tipico inizio di moltissime favole, per esempio, no? Quindi che l'eroe, che è l'ultimo nato, magari anche quello più piccolino, quello più sfigato, che va fuori nel mondo e si realizza in un qualche modo, si realizza in un modo tutto suo, in un modo in cui si realizza pienamente la sua personalità. Infatti lo spazio per l'individuo, lo spazio per la libertà dell'individuo si trova realizzato al di fuori della famiglia, soprattutto in degli spazi dove si creano degli elementi di uguaglianza, come per esempio generalmente spazi funzionali legati alle attività che oggi potremmo chiamare attività economiche. Per esempio, sempre in società di caccia e raccolta e società più semplici, i gruppi di caccia, generalmente maschili, no? O i gruppi di raccolta e di vari tipi di lavori che erano invece principalmente legati al genere femminile. Quindi sia gruppi di uomini e gruppi di donne, uomini e donne che tendono ad avere posizioni simili all'interno della propria famiglia e che sono tra di loro in un certo senso allo stesso livello e che sono separate dalla famiglia, che spesso sono costretti o volontariamente si separano dalla famiglia per molto tempo e attraverso questa separazione entrano in una sfera di libertà individuale e di rapporto paritario che all'interno della famiglia è impossibile. Ora, quindi, con lo sviluppo delle società, la società nasce quindi prima di tutto come famiglia e famiglia allargata e poi in seguito come famiglia di famiglie, nel senso come rapporto tra famiglie che veniva strutturato come un rapporto familiare. Quindi esistevano i clientes, per esempio, nella società classica romana, dove le varie famiglie erano associate l'una all'altra in posizioni disuguali e date. Che infatti si cambiavano, se cambiavano soltanto lentamente attraverso le generazioni, no? E quindi si ricreava la struttura familiare solo in modello più grande, quindi siamo famiglie di famiglie. E questa struttura familiare, super familiare, trovava il suo naturale completamento nella struttura gerarchica, possiamo chiamare dispotica, del il grande padre dell'intero gruppo sociale, che era il re, no? Il re o l'imperatore, generalmente una figura sacra, che rappresentava in un certo senso, il padre della grande famiglia, che era questa famiglia di famiglie, no? Quindi questa super famiglia allargata, che molto spesso era anche sacralizzata, ma d'altra parte le stesse divinità, se antropomorfe, erano anche loro in famiglia, no? C'erano famiglie di divinità. Le varie divinità erano fratelli, sorelle, padre, madre, cugini, eccetera, eccetera, avevano anche loro i loro problemi in famiglia e le loro posizioni fisse e date, no? Quindi la famiglia dava questo modello di organizzazione sociale che troviamo nella narrativa, nella religione e anche nell'organizzazione sociale più ampia. Allo stesso tempo, tuttavia, esisteva una sfera, come abbiamo detto, una sfera di libertà, una sfera di libertà individuale, una sfera di uguaglianza tra le persone, che era primariamente legata all'attività economica, che era primariamente legata all'attività funzionale. E questa sfera era generalmente minoritaria rispetto all'importanza sociale della famiglia e della superfamiglia allargata. In questa sfera, però,
diventava più importante man mano che l'aspetto economico diventava più importante, man mano, ovvero che le famiglie, soprattutto le famiglie allargate, cessavano di essere economicamente autosufficienti. Questo accadeva soprattutto nei primi centri urbani. Le famiglie allargate della campagna erano in grado di produrre e consumare quasi tutto quello che gli serviva veniva prodotto internamente e avevano bisogno di poco altro, diciamo che tutto quello che non serviva poteva essere preso dall'esterno, no? Ma tutto quello che serviva veniva prodotto e consumato internamente. E quindi l'aspetto funzionale non aveva bisogno di sviluppare, al di fuori della famiglia non aveva bisogno di svilupparsi così tanto. Invece all'interno della città l'aspetto funzionale era più importante perché una famiglia non era autosufficiente. Una famiglia si specializzava in una certa, nella produzione di certi prodotti o servizi e di conseguenza aveva bisogno di altre famiglie per sopravvivere. E quindi si creavano questi spazi di libertà e questi spazi di associazione libera, no? E da questi spazi di associazione libera si creavano e si sperimentavano e si istituzionalizzavano e normalizzavano dei modelli di relazione uguale, no? E questi modelli di relazione uguale ovviamente poi furono alla base dello sviluppo delle prime forme di sperimentazione repubblicana, no? Le repubbliche classiche che conosciamo si sviluppano negli ambienti cittadini, non si sviluppano negli ambienti contadini, no? Non si sviluppa in campagna, ma si sviluppa in città, per questo motivo. Quindi vediamo questi due principali modelli di aggregazione, di cui uno è chiaramente dominante, che è quello basato sulla famiglia. Quindi la famiglia è la superfamiglia, la cui estensione ci dà il dispotismo, la monarchia e l'impero, no? Gli arredi dei re e così via. E dall'altra parte la forma repubblicana, che però è una forma abbastanza secondaria, legata a contesti principalmente urbani e quindi anche piccoli, in un certo senso perché le città erano abbastanza piccole, soprattutto rispetto alle città di oggi, e poi piccole anche perché la maggior parte della popolazione non viveva in città, no? Queste erano società agricole. Però nelle città si sviluppano anche questi modelli. Ora, una parola importante da dire è la questione della violenza. La famiglia, come abbiamo detto, era anche un'organizzazione gerarchica, per quanto fosse una gerarchia complessa. E la famiglia gestiva la violenza. E quindi la famiglia doveva essere capace di violenza. La violenza doveva esistere in famiglia. La famiglia era il luogo della gerarchia, della direzione, del comando che era dato e che doveva essere accettato, e anche della punizione che doveva essere sia data che presa, no? Ma anche la famiglia era il luogo della gestione della violenza organizzata, nel senso che oggi come oggi noi diamo per scontato che se qualcuno ci fa un torto, noi ci possiamo, anzi dobbiamo rivolgerci allo Stato e lo Stato ci difenderà e noi non dobbiamo prendere la situazione nella nostra mano. Le primissime forme di organizzazione, diciamo, di giustizia organizzata, di giustizia collettiva, di giustizia sociale o di giustizia traslata al di fuori della famiglia, no? Quindi quando la famiglia non prende direttamente proprio mai la gestione della giustizia, era limitata al giudizio, no? Quindi, seppure si creavano dei forum o delle cariche istituzionali, dei momenti spesso con valenza religiosa, all'interno dei quali si stabiliva chi aveva torto e chi aveva ragione, no? E quindi e anche che cosa sarebbe dovuto accadere alla parte in torto, parte che spesso era un'intera famiglia, ovviamente non il singolo membro, beh, lì la giustizia finiva lì. Cioè, una volta stabilito che A aveva ragione e B aveva torto e doveva subire una certa penalità, no? Beh, a questo punto stava alla famiglia A fare giustizia, no? Okay? Perché l'esecuzione della violenza era ancora interamente nelle mani della famiglia, no? Ed era infatti, e quindi poi la famiglia si faceva giustizia con le sue mani e il resto, la famiglia B doveva subire e le altre famiglie non potevano aiutare la famiglia B. Questo era tutto quello che succedeva, no? Quindi la violenza era gestita da famiglie. Ma anche, e quindi anche la famiglia e le famiglie, quindi diciamo l'organizzazione sociale più ampia, quindi il re e l'imperatore, ma anche nella forma repubblicana, si richiedeva alla famiglia di provvedere agli armati, no? Quando c'era bisogno di combattere, beh, si richiedeva alla famiglia e la famiglia doveva fornire soldati armati, no? Eccetera, questo. Ed era gestione della famiglia fare questo, perché le famiglie erano in grado di mobilitare la violenza, no? Ed erano legittimate a farlo.
Poi, e quindi c'erano tante forme diverse in cui questo avveniva, no? Adesso devo fare per forza un discorso generale, però dovete capire questa cosa. E l'importanza della violenza della famiglia porta al motivo per cui molto spesso la forma familiare è una forma patriarcale, perché per motivi strettamente biologici la gestione della violenza verso gli esterni, no? Ma anche verso gli interni, ma soprattutto verso gli esterni, è quasi esclusivamente demandata al genere maschile, no? All'interno di tutte le organizzazioni, i modelli familiari a nostra conoscenza, no? In pratica non ci sono famiglie nelle quali sono le donne che come dire, combattono per la famiglia, no? Quando combattono anche le donne, generalmente è un momento di disperazione. No? Le donne combattono quando la famiglia rischia, no? Quando c'è un rischio esistenziale per la famiglia, ma sono gli uomini che combattono e per dei motivi biologici. Il primo, ovvio, è che in media gli uomini hanno uno sviluppo muscolare maggiore. E questo chiaramente è importante in un contesto in cui la tecnologia militare è quella che è. La seconda è che, sempre biologica, è che gli uomini sono ridondanti, nel senso che le donne sono, da un punto di vista di riproduzione, che è centrale per la riproduzione e il mantenimento della famiglia, le donne sono fondamentali, gli uomini sono ridondanti. Ci servono funzionalmente molti meno uomini che donne per avere lo stesso numero di figli e quindi la stessa quantità di nuova generazione e così via. Quindi se gli uomini muoiono in guerra questo è molto meno un dramma, se le donne muoiono in guerra questo è un dramma per la famiglia. Come terza cosa, di nuovo biologico, la famiglia, cioè, scusate, non la famiglia ma la guerra in generale, lo scontro, la violenza e la possibilità di morte violenta tra i giovani uomini forniva un ottimo metodo di selezione sessuale, no? Di nuovo, quindi si andava in guerra per dimostrare di essere eroi, no? E si dimostrava di essere eroi, quindi si dimostrava di essere meritevoli di avere la scelta del partner sessuale, no? Questo motivava gli uomini ad andare a farsi ammazzare e il fatto che ne morissero alcuni non era un dramma da un punto di vista riproduttivo e funzionava anche per assicurarsi che ci fosse una certa selezione di questo tipo, in quanto si credeva appunto che il coraggio fosse qualcosa che anche venisse che veniva ereditato, no? Quindi l'idea di essere figlio di un eroe, no? Era una cosa che pe si pensava dotasse di particolare coraggio la nuova generazione e così via. Questo non era vero, però era una credenza molto diffusa, no? Quindi vediamo che per motivi oggi, dato che gli uomini generalmente erano coloro a cui era demandato il compito militare, man mano che la società diventa più complessa, più ampia e quindi diventa una famiglia di famiglie e quindi i rapporti tra le famiglie sono mediati anche e soprattutto dalla violenza, allora gli uomini acquisiscono generalmente un elemento, una maggiore una posizione gerarchica interna alla famiglia più alta, no? Quindi noi vediamo che nei modelli matriarcali generalmente sono nelle società in cui la violenza è meno diffusa. Questo ha portato anche a pensare che il modello matriarcale portasse a una riduzione della violenza. Qua è difficile purtroppo perché non sono cose che su cui si può sperimentare. Quello che possiamo vedere è che nelle società dove la violenza è meno importante, i modelli matriarcali e quindi il genere femminile tende ad avere una maggiore capacità decisionale all'interno della famiglia. Dove invece la violenza è più diffusa e quindi è un elemento più importante nella società, la struttura familiare tende ad essere patriarcale. Quindi c'è questo elemento che poi rimarrà e sarà molto importante in seguito. Ora, la questione. Questo modello, la famiglia come modello sociale, rimane estremamente importante per un lunghissimo periodo di tempo. Le forme repubblicane non riescono ad affermarsi al di fuori di qualche nicchia, no? Le società che si sviluppano in Eurasia, quindi le società più avanzate da un punto di vista sociotecnologico, che da una parte quindi l'impero romano e gli stati successori e dall'altra parte le varie dinastie cinesi, si basano sulla famiglia. L'impero romano appunto un impero e appunto collassa su un modello familiare, no? Collassa su un modello di dinastia familiare e anche quando queste dinastie familiari sono costantemente interrotte da colpi di Stato, generali che si dichiarano imperatori, eccetera, si cerca sempre di ricreare il modello familiare, no? La tetrarchia
di Diocleziano, per esempio, dove si faceva finta di tutti quanti, e un po' si era perché ci si apparentava, però si faceva finta tutti quanti di essere padre, figlio, fratello, eccetera. E questo modello ovviamente poi creerà la base eventualmente per il feudalesimo, che dove era tutta una questione di famiglie aristocratiche, no? Dove tutto quanto si tramandava attraverso la famiglia, la questione dell'importanza del sangue e così via. Quindi il modello romano imperiale, di nuovo un modello basato sulla famiglia, il modello feudale, un modello chiaramente basato sulla famiglia, e in Cina le dinastie confuciane, le dinastie basate su una visione confuciana che è in pratica quasi una religione della famiglia, potrebbe essere chiamata, no? Dove la pietà filiale è forse la virtù più importante, no? Quindi la capacità di operare il proprio ruolo familiare, no? Nella maniera più consona alla tradizione è forse la virtù più grande di qualunque individuo, no? Nel modello confuciano. Quindi potete immaginare l'importanza della famiglia e quanto questo rimane, no? E quanto questo sopravvive a lungo in entrambi questi punti di riferimento della società eurasiatica. Ovviamente anche diciamo, socialmente il punto della famiglia rimane estremamente importante, si può continuare a parlare di tantissimi modelli che si sviluppano in tal senso. Ora, l'eccezione qual è? L'eccezione è una, ma è incredibilmente importante perché ha un incredibile successo, che è l'eccezione della modernità, no? Il progetto sociale moderno nasce non intenzionalmente, ma si sviluppa. Nasce e si sviluppa in opposizione alla famiglia, no? Quindi consiste nella creazione della relazione uguale, no? Della relazione di parità, della relazione paritaria, no? Quindi è un progetto basato principalmente su questo, cioè prendiamo questa relazione di uguaglianza che esisteva già, ma in forme principalmente marginali, marginali, eccezionali, limitate, temporanee, eccetera, e cerchiamo di ricrearla da zero su nuove basi, su basi legali, quindi diamogli un'essenza legale, quindi un'essenza di uguaglianza legale, e su questo nuovo tipo di rapporto, un interamente nuovo tipo di rapporto, cerchiamo di costruire un'intera società. Okay. Ovviamente non c'è nessuno che ha esplicitato questo pensiero, ma questo è una delle chiavi di lettura centrali della modernità, no? La modernità è il progetto di creare una società su questo tipo di relazione, una relazione che è una relazione antifamiliare, no? Una relazione che è il contrario della relazione familiare. Quindi una relazione di uguaglianza, una relazione non gerarchica, ma basata sulla libertà dell'individuo. No? L'individuo, in teoria, no? Nel modello ottimale, nell'ideal tipo moderno, tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge e esiste una larga sfera di libertà e di iniziativa personale e l'individuo addirittura non può neanche volendo privarsi di certi aspetti di questa uguaglianza, non può alienare certi aspetti di questa uguaglianza, per esempio, non può decidere di rendersi schiavo, anche se fosse interamente cosciente della scelta e così via, questo non si può comunque fare. E quindi si cerca di creare lo Stato moderno e lo Stato come creatura impersonale, quindi afamiliare, no? Quanto la persona che prima la persona era definita dalla sua partenza familiare, no? Tanto che una persona senza famiglia, no? Era quasi una non persona. Era un esterno ed era qualcuno che non apparteneva alla società, potenzialmente pericoloso, sicuramente eccezionale, in certi casi potenzialmente sacro, in certi casi a causa della sua eccezionalità in grado di evitare certe norme e quindi comportarsi in maniera eccezionale di nuovo, però esterno, fondamentalmente sterile. Qui invece appunto si vuole creare qualcosa di completamente diverso. E quindi si crea uno stato che è apersonale, afamiliare, lo stato non nasce, non muore, lo stato non è una persona, le persone che riflettono lo stato e che esercitano le funzioni dello stato, no? Lo fanno in dei ruoli che sono completamente disgiunti dall'elemento familiare e in effetti se ci pensate ancora adesso, no? Non c'è cosa peggiore che portare la famiglia in uno stato, no? Immaginate il grande funzionario, il grande burocrate, no? O il ministero
cioè scusate, il ministro che assume tutta la sua famiglia all'interno del ministero, no? Accade, per carità, però non è bello, no? È una cosa da nascondere, è una cosa che non si deve assolutamente fare, no? Non bisogna mescolare la famiglia e il ruolo sociale, soprattutto il ruolo statuale. No? Il ruolo statuale che nasce come, come dire, esempio di questa nuova società, no? Una società portata avanti creata nella relazione con lo Stato, e quindi nella relazione legale tra lo Stato e il cittadino, dopodiché praticata e sperimentata nel servitore dello Stato, no? E quindi nella nuova struttura burocratica che viene creata dalla modernità e che prima non esisteva, quindi servitore dello Stato che sperimenta per primo questa nuova forma, no? Questa nuova vita, una vita parallela senza la famiglia, quindi una vita in cui si fa finta che in quella famiglia non esista, e dopodiché questo modello di vita si diffonde, diventa il modo in cui ci si comporta in società, il modo civile moderno, appunto moderno, in cui ci si comporta, tanto che si differenzia, si diventa proprio un segno di civiltà e di sviluppo, quello di abbandonare i mores, le tradizioni, gli usi familiari, no? La persona che tratta tutti allo stesso modo, che è sempre civile ed educato con tutti e non fa sconti a nessuno, no? È assolutamente integerrimo, è uguale, quella è la persona corretta, professionale, sviluppata, ben educata, eccetera. Invece, per esempio, quelli che sono le società che sono parte della modernità, ma sono alla periferia della modernità, si distinguono per il fatto che non riescono a staccarsi interamente dal modello familiare, no? E quindi c'è quello che viene chiamato il familismo morale, no? Queste cose qui, ovvero l'idea che alla fine si fa la distinzione, alla fine se sei amico di, se sei parente di, avrai dei vantaggi, no? Quindi, e questa cosa viene sempre vissuta come, ah, è perché si è indietro, no? È perché noi non riusciamo a essere moderni come gli altri, no? Perché alla fine qui quello che conta è chi è cugino di, no? Ovvero il modello familiare non è stato interamente bandito dalla società formale, no? Quindi appunto si crea questa distinzione così, mentre prima questa distinzione non esisteva. E quindi per un certo periodo, che dura anch'esso a lungo, ci sono queste due morali, no? C'è la morale familiare e la morale sociale o la morale moderna. Cosa ci dicono queste due morali? Beh, da una parte ci dicono che bisogna trattare bene il proprio fratello o la propria sorella, perché essi sono il nostro fratello e la sorella, e dobbiamo trattarli bene e dobbiamo trattarli meglio di come trattiamo qualunque altra persona, perché loro hanno diritto a questo e noi abbiamo il dovere di farlo. Questo diritto e questo dovere, ovviamente, col tempo perdono di forza, no? Nel senso che diventano sempre più un diritto e un dovere teorico, no? Venir meno a questo dovere, e quindi perdere il fatto che il nostro fratello e la nostra sorella perdono questo diritto, non viene associato a una punizione effettivamente, no? Cioè, quindi il momento della punizione diventa se indebolisce sempre di più, e quindi questo diritto e questo dovere, anche se si indeboliscono, però permangono ancora adesso. Ovviamente noi abbiamo questa idea, noi pensiamo che sia giusto. Poi certo ci possono essere circostanze che ci possono far cambiare idea. Se il nostro fratello, la nostra sorella continua, si comporta molto male nei nostri confronti, più ripetutamente, eccetera, allora beh, a quel punto basta. Però in generale ci si dovrebbe comportare bene. Poi molta gente non lo fa e va bene, poi magari anche noi non lo facciamo e questo non è un dramma, no? Perché questi diritti e questi doveri ormai sono molto all'acqua di rose. Ecco, però, allo stesso tempo, è vero che io devo trattare bene mio fratello, ma se io ho una posizione di rilievo che può essere nella burocrazia, ma che può anche essere in un'impresa, in una scuola, ma in qualunque parte, e mio fratello mi chiede perché è disoccupato e mi chiede un posto. E se mio fratello non è il migliore candidato, io non glielo devo mica dare quel posto lì, perché è la cosa sbagliata, no? È una cosa sbagliata favorire mio fratello solo perché è mio fratello, no? Notate come invece normalmente favorire mio fratello solo perché è mio fratello è la cosa giusta da fare,
ma non nell'ambiente formale, soprattutto nell'ambiente produttivo. Notiamo di nuovo che c'è questo collegamento tra l'ambiente economico e lo spazio dell'individuo e della libertà individuale, ma anche lo spazio non familiare, no? Dove le regole della famiglia non devono valere. Quindi c'è questa assonanza. Ora, la questione quindi è che si creano queste due morali e una morale si espande, la morale della modernità, no? Questa morale familiare, questo modello di relazione sociale a familiare si espande ed è un grande successo e modifica via via la società perché parti sempre più ampie della società si sviluppano e si ristrutturano per seguire questo modello, no? E quindi l'ambito familiare diventa sempre più piccolo. Ora, questo avviene in Europa e specificatamente in Europa all'inizio, nasce in Europa per una serie di motivi, primariamente perché in Europa, come conseguenza del cristianesimo e della morale cristiana, la famiglia allargata era stata indebolita fortemente, no? E quindi la forza del clan era stata rotta, era stata spezzata per sempre e le famiglie erano deboli. Inoltre c'è una serie di altre questioni legate ideologiche, basate sulla morale cristiana universalizzante, che portavano verso questa direzione. Quindi ci sono dei motivi di lungo periodo su perché si sviluppa proprio in Europa questo modello. Però questo modello prende piede, prende sempre più forza, come sappiamo, e quindi porta all'indebolimento della famiglia. Ma e arriviamo adesso alla situazione attuale. Situazione attuale, intendo negli ultimi decenni, no? Che cosa vediamo? Vediamo che ci sono, come dire, gli ultimi elementi della morale della relazione sociale familiare sono sotto pressione, no? Quelli che rimanevano sono sotto pressione. Sono sotto pressione perché ormai il modello sociale della modernità, no? La relazione sociale moderna, è considerata la relazione sociale punto, no? O la relazione sociale desiderabile. Quello è il modello che ha la carica normativa, no? La relazione familiare è un anacronismo, è qualcosa che abbiamo ereditato dal passato, ma non ha di per sé una valenza normativa, no? E di conseguenza è qualcosa che deve essere cambiato, no? Bisogna riformarlo perché è un elemento passato, no? Elemento passato che è qualcosa che viene da un passato magari oscuro, no? E quindi deve essere finalmente modernizzato perché è foriero di tutta una serie di drammi, problemi, eccetera. Drammi e problemi che in ultima analisi sono il fatto che non rispecchia i valori della modernità. No? E quindi si ricostruisce il modello familiare, ma lo si modifica. Quindi, per esempio, la violenza, no? La violenza familiare, come abbiamo detto che la famiglia era l'antico gestore della violenza, beh, la famiglia è stata, abbiamo tolto i canini da tanto tempo, no? Quindi la violenza non è più gestita dalla famiglia da tanto tempo oramai. Ma anche la violenza in famiglia, no? Per tanto tempo la famiglia non poteva gestire la violenza, quindi alla famiglia si era tolta la possibilità di gestire una specie di milizia familiare, quello non si poteva più fare. Dopodiché la famiglia si è tolta la possibilità di farsi giustizia da sola, questo non si può più fare. Adesso intendo gli ultimi decenni, la famiglia non può più commettere violenze nei confronti dei suoi membri, no? E chiaro, già da tempo l'estrema violenza tipo l'omicidio in famiglia non era permesso, no? Però gli sganassoni ai figli erano permessi, adesso non più, no? La violenza in famiglia è un grosso problema, è un problema che si affronta in tanti modi, no? Per difendere l'individuo dalla violenza familiare, perché molto spesso si dice infatti che la famiglia è un luogo di violenza, no? Questo storicamente è corretto, tra l'altro sociologicamente è estremamente corretto, no? Il legame tra famiglia e violenza è molto importante. E quindi questo legame è inaccettabile dal punto di vista della modernità e di conseguenza non è più accettato. E quindi si fa di tutto per eliminare completamente la violenza della famiglia. Ma questo alla fine si porta a una disaggregazione della famiglia, perché la famiglia è basata su uno specifico modello di relazione che può essere cambiato, ma non senza conseguenza, no? E quindi la famiglia si indebolisce
Perché la famiglia, perché si introduce un modello di relazione che non è coerente con altri principi della famiglia. Per esempio, si introduce un modello di relazione che si basa sull'idea che l'individuo è interamente libero di scegliere, ma uno non è ancora libero di scegliere la propria famiglia, no? Uno nasce in una certa famiglia, deve vivere in quella famiglia, ha certi genitori, non altri, e così via. E quindi ci sono certi contrasti che indeboliscono il modello familiare, no? Uno può dire, lo indeboliscono o rendono l'individuo più libero della famiglia? Entrambe le cose. No? Le famiglie sono più deboli, l'individuo è più libero, no? Queste sono due facce della stessa medaglia. Non è possibile avere entrambe le cose allo stesso momento. Adesso arriviamo agli ultimissimi sviluppi e anche agli sviluppi del presente e del futuro della famiglia. Quali sono questi sviluppi? Diciamo che la famiglia, per quanto indebolita, rappresenta ancora una grande risorsa per lo sviluppo ulteriore della società moderna. La società moderna si sviluppa attraverso la mercificazione e la mercificazione della famiglia è una grande frontiera che potrebbe appartenere al futuro prossimo, no? La mercificazione dei rapporti sociali e in particolare la mercificazione dei rapporti familiari. Questo già avviene in certi paesi che sono praticamente avanzati alla modernità, nel senso che hanno dovuto abbandonare per una serie di motivi in maniera più fragorosa di altri le loro tradizioni, per esempio il Giappone. È un paese interessante perché è un paese nel quale si sta sperimentando la possibilità di affittare la propria famiglia, no? Ci sono delle imprese che vendono il servizio della famiglia. Ok, vendono la famiglia come servizio. Ovvero ci sono i giapponesi che non vanno d'accordo con la propria famiglia, magari alcuni non hanno veramente una famiglia molto ampia perché magari hanno avuto delle tragedie o qualunque altro motivo, o semplicemente non gli piace la famiglia che hanno. E di conseguenza vorrebbero tanto passare una notte in famiglia, no? Che so, un Natale in famiglia, perché in Giappone c'è il Natale, ma è una festa un po' diversa, però è un momento che è legato abbastanza alla famiglia. Perché non farsi un bel Natale in famiglia, no? Ma la famiglia non ce l'ho, vabbè, me l'affitto. No? E allora uno sceglie come la voglio la mia famiglia, ma voglio che c'ho il padre un po' anziano e saggio, c'ho la madre che è più buona, no? Che quindi mi coccola anche se ormai ho 40 anni, e c'ho un fratello, una sorella più giovane, cioè, ecco, io seleziono, pago degli attori e questi attori vengono a casa mia oppure andiamo in un'altra casa che faccio finta sia la casa della mia famiglia, no? E passo il Natale con loro, no? E poi pago. Per questo servizio. È bello così. Abbiamo anche fratelli, fratelli a noleggio, no? Fratelli a noleggio, questo è molto più diffuso in Oriente, non solo in Giappone, no? Il fratello a noleggio è molto importante. In Occidente invece stiamo partendo dall'altra parte, ovvero stiamo mercificando molto di più il rapporto romantico o sessuale, no? Quindi sapete le app, per esempio, che si stanno diffondendo sempre di più, ma anche la sperimentazione, per esempio, sempre più diffusa della figura molto antica, perché però sta risorgendo tremendamente, dello sugar daddy, no? Come forse potrete già conoscere, ovvero generalmente la figura maschile, generalmente ci sono anche a quanto pare figure femminili che lo fanno, però generalmente figure maschili di una certa età con certi mezzi a disposizione che in pratica si mettono d'accordo con donne, generalmente donne ma anche uomini, piuttosto giovani e piacenti, che gli si concedono loro in cambio non direttamente di denaro ma del finanziamento dei loro studi, per esempio, oppure dell'investimento nella loro prima attività. No? Ci sono anche diversi imprenditori che hanno finanziato la loro prima impresa in questo modo, no? E questa cosa si sta cercando di legalizzarla il più possibile, in quanto sta diventando uno spazio importante per la legalizzazione attraverso app, eccetera. E chiaramente la figura Sugar Daddy mescola che cosa? Il legame parentale col legame sessuale, no? Quindi è una relazione pseudo-familiare, interamente nuova. È interessante come dico che è pseudo-familiare, uno può dire, ma no, non è familiare, è una relazione sessuale tra un uomo anziano e una donna giovane, è una cosa molto antica. No, in realtà la cosa interessante è che gli studi recenti hanno mostrato come la parte anziana della relazione ricerchi effettivamente anche un certo rapporto parentale, ovviamente un rapporto parentale con degli elementi sessuali.
ma ricerca proprio il rapporto parentale. E anche stato fatto vedere che è considerato lievemente più accettabile questo rapporto dal punto di vista anche dal punto di vista della solitamente donna giovane coinvolta, perché c'è questo elemento parentale, no? Che in un certo senso maschera, nasconde o modifica la natura sessuale del rapporto, no? Quindi, come vediamo. È un tipo di relazione interamente nuova, di nuovo mercificata, commodificata, perché c'è uno scambio di denaro indiretto, ma c'è, però è una nuova, sicuramente una nuova forma di relazione che ha degli elementi familiari. Ovviamente ci sono altre forme di relazioni che sono più famose, no? L'utero in affitto e così via, eccetera. Quindi la possibilità di costruire nuove forme di relazioni familiari, eccetera, molto spesso mercificate, ovvero mediate dal denaro, è sono importanti cambiamenti che stanno avvenendo e che saranno spinti da una certa parte, perché la mercificazione dei rapporti sociali in generale potrebbe rappresentare un grandissimo orizzonte di espansione del capitalismo e di conseguenza esiste un interesse economico ad andare in questa direzione. Poi, se le persone vorranno accettare questa e quindi domandare questo servizio è un'altra cosa, però questo servizio probabilmente verrà offerto. Va bene, direi che ho parlato abbastanza, quindi se ci sono delle domande o dei commenti, eccetera, io sono qui per rispondere. Bene, allora grazie Beniamino Callegari per il suo interessante contributo. E adesso vi vorrei segnalare che sono le 9:48, di conseguenza abbiamo ancora una decina di minuti per i commenti e lascerei la parola a Dario come guardiano della parola per segnalare il proprio intervento. Sì, innanzitutto volevo ringraziare l'esposizione del dottor Beniamino Callegari che ci ha esposto questo modello di famiglia, cioè questo modello sociale, che poi si declina anche in una morale familiare, anche in un senso di appartenenza, fino all'ultima definizione, questa della mercificazione, che, come dire, chissà quali rotte andrà a delineare per il futuro. Niente, adesso questo è lo spazio delle domande, lo spazio del confronto. Credo che forse Flavia avesse alzato la mano e quindi lascerei la parola a Flavia e poi vedo che c'è un intervento di Casa della Psicanalisi che però aveva segnalato essere Emanuela Provera e quindi lascerei la parola a Flavia e poi a Emanuela Provera. Grazie Dario. Io non so, devo aver alzato la mano inavvertitamente perché sto un po' pensando a quell'intervento molto articolato e interessante perché mi ha sollevato una serie di questioni, ma passo volentieri la parola a Emanuela Provera e mi tengo ancora un po' la riserva. Grazie per la relazione, mi ha interessato molto. Una mia prima riflessione, così di getto, che voglio condividere con voi, è anche un po' una domanda che mi faccio spesso, al di là appunto di quello che lei ci ha raccontato e ha spiegato, e che ha una valenza anche scientifica, però anche a livello esistenziale, negli ultimi anni mi sono fatta questa domanda più volte. Io ho notato che in quello che lei ha raccontato c'è stata una trasformazione della famiglia in seguito al cambiamento delle relazioni interne della famiglia e quindi un grandissimo cambiamento del suo porsi all'interno della società, con delle conseguenze anche grosse, anche a livello poi giuridico di giustizia, quindi sul piano normativo, quindi dell'impianto giuridico di un paese, di uno stato, di una nazione. Quello che però mi sembra permane e io lo colgo come qualcosa di misterioso, che non riesco a capire, o meglio non riesco a dare un significato preciso, è che permane fortemente la parola della famiglia, permane questo linguaggio, quindi probabilmente permane questa realtà. E non so, voi percepite questo? E siete riusciti a darvi una risposta, ancorché a mio parere,
sia difficilissimo rispondere al perché permane la famiglia o comunque l'idea di famiglia e quindi anche la parola e il linguaggio. Chiudo e ringrazio. Non so come funziona il modello, rispondo subito o aspettiamo altre domande? Ma se ci sono delle altre domande, le accogliamo, se no. Posso provare io? Sì. Una curiosità. Allora, mercificazione, sa qualche cosa per quanto riguarda il concetto di dote all'interno della famiglia, dello sposalizio e così via, insomma. Se può dirci qualcosetta riguardo a questo aspetto, no? Che è collegato con il matrimonio, con i rapporti tra coniugi e così via, e che è anche alla base della formazione della, virgolette, famiglia. Grazie. Sì, comincerei a rispondere a queste domande, poi se ne sono altre Sì. cerco di fare in fretta. Dunque, perché la famiglia permane? A parte l'ovvietà biologica, no, di cui non parlerò, c'è anche un altro elemento che ho trattato velocemente, il fatto che vi sono degli elementi del rapporto familiare che sono alla base della nostra struttura narrativa. No? Cioè, anche nel caso la famiglia dovesse essere interamente trasformata dalle modifiche sociali e socio-economiche in atto, no? La nostra struttura narrativa, quindi anche il modello che utilizziamo per comprendere la società, è fortemente influenzato dal passato, ovviamente, dalla tradizione. Noi riceviamo la nostra narrativa dal passato e questa narrativa è una narrativa di un mondo in cui la famiglia era estremamente più importante di quanto è adesso. No? Ma quindi nelle nostre strutture narrative profonde, anche di comprensione, la famiglia esiste e di conseguenza noi continueremo a parlare con modelli familiari. Questo è anche il motivo per cui alcuni dei gruppi che sono più attivi nell'opposizione ai modelli familiari attuali, no? Non sono opposti a una qualunque famiglia, no? Come potevano essere, per esempio, certi gruppi comunisti dell'inizio del XX secolo che volevano l'eliminazione della famiglia e il superamento della famiglia e il fatto che lo Stato avrebbe dovuto prendere il ruolo della famiglia, quindi quella era la modernità. Invece adesso si vuole costruire una nuova famiglia, no? Si vuole dare all'individuo la possibilità di creare la famiglia esattamente come l'individuo desidera. Ma è importante combattere per ottenere la famiglia, no? Quindi vediamo che questo elemento rimane anche per coloro che più avversano l'attuale modello di famiglia, non avversano l'idea della famiglia, no? Attualmente i progetti di eliminazione completa della famiglia non sono espliciti, non ve ne sono esplicitamente, se non a dei livelli di nicchia veramente estremi. Per quanto riguarda la questione della dote, sì, la dote è molto interessante perché c'è la dote maschile, c'è la dote femminile, cambia tantissimo poi che cos'è la dote, come, quando viene fatta, chi la fa, eccetera. Ci sono tantissimi studi su questo e sono tutti legati alla questione di nuovo della reazione disuguale, no? Nel senso che generalmente questo è legato alla struttura socio-economica presente oppure passata, perché a volte questi modelli si creano e permangono parecchio tempo dopo la loro effettiva funzionalità, diciamo, che rendono chiaro come una parte, una dei due generi, guadagni e l'altra perda, no? Senza la dote, senza il dare la dote, la famiglia che diciamo guadagna dal matrimonio, no? Perché dà via il membro che è economicamente più debole, no? E quindi guadagno perché rinforzo in media la posizione economica della mia famiglia, allora divento sussorviente perché ho ricevuto un favore senza dare nulla in cambio, no? Quindi sto accettando e sto dichiarando al mondo che io non ho la possibilità di, come dire, incontrare questo favore, non ho la possibilità di cambiare questo favore, no? E di conseguenza vuol dire che sono inferiore all'altra famiglia. E quindi vuol dire che mi metto in una posizione sociale inferiore. E quindi la dote è necessaria per mantenere la posizione sociale, per mantenere lo stato sociale. Generalmente ci sono delle eccezioni, ma questo è un modello molto comune, di nuovo per la questione della reazione disuguale e i problemi che sono legati alle reazioni disuguali. Grazie, grazie. Ecco, vorrebbe intervenire invece il dottor Giovanni Callegari.
Sì, beh, grazie Benny, ma era proprio solo un po' una provocazione più psicologica, sul senso che mi è sembrato di capire che nella mercificazione dei rapporti familiari, cioè queste persone, diciamo, avanti negli anni che hanno rapporti con magari donne più giovani, tu lo abbia un po' rivalutato. Quindi la questione, appunto, come dire, di rivalutare il rapporto edipico. Ma il mio discorso era privo di commenti normativi. Personalmente trovo questi sviluppi abbastanza terrificanti. Poi magari si può avere una valutazione diversa. Ma sono contento che non questa mia visione non percolasse nel discorso, perché ho cercato di mantenere le valutazioni normative a parte, no? Quindi bene che non sia uscito fuori, però non rivaluterei troppo. Grazie. E invece ha alzato la mano anche Giancarlo Gramaglia, ma poi c'era una domanda di Flavio Gallucci, però lasciamo un attimo la parola al dottor Gramaglia e poi lasciamo a Giorgia la domanda di Flavio Gallucci. Sì, quello che ritengo molto importante che questa sera, che ringrazio Beniamino Calegari, e questa operazione che dalla verticalità, da questa idea proprio che la famiglia è nata verticale, quindi è nata come qualcosa di un comando e qualcuno che ubbidisce e che comunque esegue, e il passaggio è a una orizzontalità, cioè a un rapporto che deve essere di scambio e di convenienza, di soddisfazione. Questo mi pare che sia un lavoro e una definizione che Beniamino Calegari ha messo lì molto bene. E non era forse una domanda, ma era proprio una... Confermo. Sì. È un ottimo riassunto. Grazie, sì. Passerei allora alla lettura del commento di Flavio, che dice: contesto pandemico. Biotecnologia e guerra e famiglia. Ho scoperto di vivere con altre due persone in casa. Cosa ne pensa? È un po' difficile capire esattamente la leggo senza parentesi. No, ma l'ho letta anch'io. Mi stavo interrogando sul suo senso un po'. Però cerco di dire una cosa. Come sapete, uno degli effetti più dal punto di vista della famiglia, uno degli effetti più interessanti è che dopo il lockdown è stato l'improvviso aumento dei divorzi in Cina, no? Quindi quando le persone hanno scoperto di avere in casa delle altre persone, hanno scoperto che non volevano avere in casa delle altre persone, in certi casi ovviamente. Però questo di nuovo, che cosa ci porta a capire? Ci porta a capire come la famiglia si è vissuta come costrizione da un punto di vista della modernità. La modernità mette la libertà dell'individuo al centro, no? Ecco, l'individuo moderno vive la famiglia in una maniera che è meno completa e meno totale che nel passato. Il contesto pandemico e il lockdown in particolare crea una situazione emergenziale e temporanea nella quale però la famiglia acquisisce improvvisamente una rilevanza maggiore nella vita delle persone. Questo entra direttamente in contrasto con la libertà dell'individuo, no? Una società che insegna che la libertà dell'individuo è un valore principale, e forse il valore principale, chiaramente porterà al fatto che gli individui avranno delle difficoltà e degli attriti nel mediare una presenza così grande nella propria vita di altre persone, no? Anche così ravvicinata, anche se si tratta di propri familiari, o magari proprio perché si tratta di propri familiari, no? E quindi questa, la realtà della famiglia come imposizione, no? Come imposizione perché la famiglia non si sceglie, o perché è fortificata da accordi legali, eccetera, come può essere il caso del matrimonio e così via, secondo me viene ben sottolineata dalla situazione della pandemia e del lockdown, no? E dal fatto che il problema che adesso sembra come sopravvivere, no? Ci sono quelle persone sole che dicono no, sono solo, non ho nessuno, sono qui in casa da solo, poveri, disperati single, no?
e poi sono quelli che dicono disperati, però anche gli ammogliati, perché sono qui soli in casa con la moglie tutto il giorno, no? E quindi c'è questo problema della modernità, che non essere soli è un problema perché non sei un consumatore, perché non stai consumando la relazione sociale, quindi in pratica sei il perdente del mercato globale, no? Ma anche solo l'ammogliato, perché è costretto sempre a consumare lo stesso prodotto, no? E di conseguenza è un consumatore fallito, quindi in generale non sei un buon consumatore né in un caso né nell'altro, e di conseguenza soffri psicologicamente sia in un caso che nell'altro. Fine. Sì, leggo la frase che è stata scritta da Flavio, credo Flavio, sì. Se ipotizzassimo di togliere i termini essenza, comportamento, ruolo, morale, etica alla famiglia, è quello che si sta facendo, no? Cioè, questo è il processo attuale, no? Nel senso che l'idea di famiglia rimane, no? In un certo senso, un'idea abbastanza leggera, diciamo, di famiglia, però rimane, no? Tolto da tutte queste strutture, quindi l'idea che alla famiglia, certi comportamenti familiari possono essere rivisti e possono essere aperti, si possono avere ben altri comportamenti, tutti nuovi comportamenti che possono essere decisi dagli individui stessi, non devono essere prescritti a nessuno, i ruoli non sono fissi, no? Ma cambiano, mutano, eccetera, e di nuovo dipendono dall'individuo, la morale etica ovviamente non se ne parla più perché è stata individualizzata completamente, quindi non esiste più una morale etica socialmente condivisa, e l'essenza ovviamente è qualcosa che non si può più dire, no, da un bel po' di tempo. Ecco, quindi questo è il progetto l'ultima fase del progetto della modernità, no? Come vediamo, non la distruzione della famiglia, no? Però si scava la famiglia e tutti questi elementi che l'hanno caratterizzata finora, no? Per lasciare la possibilità agli individui coinvolti di ridefinirla in maniera radicalmente libera. E quindi senza tutte queste costrizioni, tutte queste cose che sono vissute come costrizione all'individuo, no? E quindi eccoci qua nel modello attuale, no? Dove la famiglia di per sé è buona.